Io sono vegano ormai da 4 anni, sono più di 3 anni e mezzo. Ho iniziato palestra circa 4 anni fa. Non avevo mai riscontrato certi livelli di energia, di resistenza e recupero. Vi garantisco che a livello di prestazioni è cambiato da così a così. Io credo che l'alimentazione vegana fornisca al corpo di tutti i fabbisogni di cui necessita, ma dà al corpo la possibilità di lavorare al meglio, perché non è appesantito, non ha difficoltà nella digestione, nell'assimilazione dei nutrienti. Considerate che una buona parte della mia alimentazione è fatta da alimenti crudi, quindi non cotti, non lavorati. Il corpo, così come li assume, già ha tutto il necessario per svolgere e ottemperare alle proprie funzioni. Vi racconto la mia alimentazione tipo: mi sveglio circa alle 7:30 del mattino, colazione, frullato, shake con latte di soia o bevanda vegetale di qualsiasi tipo, al camut, al farro, al riso, con una o due banane e il mio Power Greens, l'integratore proteico veggie style. Spuntino, o meglio seconda colazione, sempre con frutta, un estratto, il mio estratto preferito sono arance, limone e zenzero. Me lo preparo in 2 minuti, anche mezzo litro, anche 1 litro se mi va al giorno. Poi c'è il pranzo, apro il pasto con una buona insalata, poi degli alimenti crudi, quindi lattuga, pomodorini, carote, finocchi crudi. Raramente, 1 o 2 volte a settimana, consumo della pasta integrale, solitamente di farro, con pomodorino, con zucchine, con friarelli, con rape, con legumi, pasta e ceci, qualsiasi tipo di abbinamento. E poi delle verdure come secondo. Verdure solitamente cotte al vapore, delle zucchine al vapore, delle carote al vapore, dei funghi saltati in padella, insomma tutte le verdure che la natura ci offre. Oppure del tofu arrostito, olio, sale, peperoncino o dei burger di soia. Questi sono gli alimenti che comunque consumo e vario nell'ambito settimanale. Poi c'è lo spuntino pomeridiano, più o meno verso le 4 del pomeriggio, frullato associato della frutta così singola da consumare, velocemente associato della frutta secca. Poi c'è la cena, più o meno gli stessi abbinamenti del pranzo, e poi uno spuntino pre-nanna. Nel momento in cui invece mi alleno, lo spuntino delle 4 viene praticamente sostituito dal pasto post-workout, che è un pasto composto dalle proteine più un carboidrato ad alto indice glicemico, come può essere la semplice banana, una fetta biscottata con marmellata. I frutti secchi sono molto molto importanti, perché ricchi di antiossidanti e danno al corpo la possibilità di recuperare lo stress ossidativo causato dall'allenamento. Ciao pasticcioni! 1, 2, 3, via! Ciao pasticcioni!